Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrink e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Jam. Il video di oggi è impostato un po' diversamente rispetto agli altri, dato che la missione di oggi è molto strana e discutibile dal punto di vista di programmazione. La missione di oggi ci chiede di recuperare un totale di 18 libri dalla piramide, quelle che troviamo appunto nel deserto, figuriamoci se no dove, e di recuperare 6 uova di Columbus. Ora, i libri sono 18 ma divisi in 11 libri normali, più o meno diciamo, e 7 libri della piramide del potere. Ora, i libri si trovano tutti dentro la piramide, ma i libri normali si possono trovare sconfiggendo semplicemente i nemici o aprendo anche i sarcofagi, mentre questo libro del potere si può prendere solo sconfiggendo il boss che si chiama Dober e poi anche Shin Dober, e sono piuttosto prepotenti come boss. Per sbloccare però questa missione si deve avere il livello della scuola al 32. E vi chiederete come si arriva al livello 32 della scuola. È un po' particolare. Bisogna innanzitutto avere quanti più club possibili. I club potete aprirli parlando con le persone che hanno un foglio sopra la loro testa. Sì, è praticamente quello. Parlando con loro vi apriranno gratuitamente il club e voi dovrete cominciare a raccattare quante più persone possibili. Per raccalappiare quante più persone bisogna parlare con i personaggi che hanno il simbolo di un personaggio sopra la loro testa. Sì, sembra un po' strana ma dalle immagini capite. Una volta fatto non basterà altro che assegnare a ogni club un membro. E più il club cresce di livello assegnandogli più membri, più il livello della scuola sale. Alcuni personaggi, se avete dei club predisposti, andranno direttamente a posizionarsi in quel club, oppure dovrete metterceli voi manualmente come capita. C'è un criterio, ma per lo scopo che dobbiamo raggiungere noi non importa. A meno che non vogliate dilettarvi a metterli nei club giusti a tutti i costi. Una volta arrivati al livello 32 ci serviranno 2 SD ticket. Per avere questi biglietti vi basterà vedere tra le missioni che avete disponibili, sia con i personaggi sia tra le carte che trovate per terra olografiche, e vedere quale di queste vi dà appunto gli SD ticket. Una volta fatto non basterà altro che andare a fare la missione. Però il problema rimane. Perché rimane il problema? Perché per ogni volta che bisogna affrontare la piramide riceverete un solo libro del potere di quelli più rari. Quindi come si fa? Bisogna fare più volte la piramide. E ogni volta ci serviranno 2 SD ticket. Ora, grazie al fatto che avete più club aperti, più persone assegnate e più missioni finite, più like ricevete, più avete la possibilità di prendere questi ticket una volta al giorno. Però potrete anche comprarli in questo shop che vende appunto un SD ticket al giorno. E come si comprano? Con i punti goccia Y. I punti goccia Y ne fate un po' ogni giorno in base a quanti like fate il giorno prima. Lo so, è un po' strana detta così, ma quando combattete vedete che ricevete dei pollici in su. Quelli sono i like appunto. E in base a quanti ne ricevete, riceverete un certo ammontare di gocce Y. È una meccanica un po' complicata, ma si fa subito a comprenderla. La pratica è la miglior soluzione. Inoltre da questo shop si acquistano anche le uova di Columbus. Però, se avete già fatto almeno una volta la piramide, penso che la prima volta che la fate basti, però le uova di Columbus si prendono anche dalla piramide. Quindi, con una volta che fate la piramide, riceverete sicuramente tutti i libri che vi servono, di quelli più scarti diciamo, e anche tutte quante le uova di Columbus, se no le comprate. Ora, perché il problema rimane? Perché se voi non avete abbastanza libri, ovvero 7 dei libri della piramide del potere, non potete fare la missione. Quindi, cosa si fa? Prima di tutto si va nei regali. Con i regali che abbiamo ricevuto, scaricando tutti quanti gli aggiornamenti, riceveremo un massimo di 3 libri di quelli che ci servono. E così ne abbiamo 3 in partenza. Però, fortuna vuole che io abbia fatto una cosa che non faccio mai, ovvero andare ad usare la slot Kai del gioco. Il gioco ha 4 slot Kai diverse, alcune danno oggetti, altri danno altri oggetti, altri danno medaglie e altri danno altri oggetti chiave. Ora, in questa slot ho avuto la fortuna di beccare 2 volte la pallina d'oro che mi ha dato 2 volte il libro della piramide del potere.
Però il drop non consiste in un solo libro, ma in quattro. Ho avuto la fortuna di avere 4 e 3 libri con 2 slottate. Quindi ho completato così questa missione, con la slot. È stata davvero una gran fortuna perché non lo faccio mai, non vado mai a controllare la slot. Fortuna vuole che io l'abbia fatto. E quindi, buono così. Se non volete per forza fare la piramide e ogni giorno starvi a svenare a fare gli SD ticket, magari poi neanche ce la fate a vincere, che fate? Dovete aspettare altri giorni? No, andate alla slot Kai, se quel giorno avete i libri, buono, fatela così. Però vi consiglio di fare le multisummon, quindi usare 10 monete gacha. Le monete gacha vi vengono date ogni giorno, quindi ogni ciclo di gioco voi riceverete 10 monete. Se però non aprite il gioco per un mese, non è che ricevete tutte quante le monete in una volta. No, riceverete solo un ciclo, solo un giorno di ricompense. Quindi il mio consiglio è, se volete fare con la gacha e sperare di avere il libro nella macchinetta, allora ogni giorno aprite il gioco e farmate 10 monete gacha. Quindi magari pomeriggio 2 minuti vi ci mettete e farmate le monete. Ragazzi, più semplice di così non so come spiegarvela. Questa è la missione più pallosa e più difficile dell'intero gioco, se non hai un team di livello alto che ti possa sconfiggere Dober e Shin Dober in pochissimi secondi, perché i loro attacchi sono forti e letali. Ora viene la parte più bella. Dato che non avevo ben chiaro in mente cosa fare, mi sono messo a registrare, ma è stato piuttosto semplice il da farsi. Una volta che avrete quindi questi libri e queste uova, basterà parlare con lo scienziato che vi darà un altro libro ancora, che vi aiuterà a craftare degli oggetti più potenti. Però come si fa? Bisogna avere la medaglia o di Goromi, o di Bakera, o di Bloopon. E voi direte, come si prendono le loro medaglie? Qui casca l'asino. Per avere queste medaglie, o provare a prendere una di queste medaglie, dovrete affrontare appunto questi 3 yokai. O uno di questi 3, quello che preferite. Quello che vi permette di creare l'oggetto che volete. Io per esempio ho scelto Goromi, perché avevo tutti quanti gli oggetti che mi servivano. Quindi che ho fatto? Ho affrontato il livello 1 di Goromi, ho affrontato il livello 2, e il secondo livello è quello che vogliamo affrontare per ricevere la sua medaglia. Infatti la medaglia deve essere di livello 220 in su. Quindi basta affrontare il secondo livello o di Bakera o di Goromi o di Bloopon per ricevere la medaglia dal livello 220 in su. Quindi affrontate gli yokai nel secondo livello. Però per aprire il secondo livello di questi yokai dovete prima sconfiggerli nel primo. Si trovano qui, in questo punto, e comunque sia sono molto facili. Una volta fatto, non basterà far altro che andare a craftare l'oggetto che desiderate, andare quindi a parlare poi con Goromi, e il gioco è fatto. E Michettio diventerà nostro amico a tutti gli effetti. Sì, prima non era proprio nostro amico, era solo uno che veniva in aiuto quando stava comodo. È un po' strano effettivamente, però... ehi! Una volta che abbiamo risolto queste questioni annose, ci sarà un piccolo teatrino con Erna e quindi Elzemechia. Elzemechia, a quanto pare, vuole finirla di perdere tempo e decide di fare le cose a modo suo. Quindi cosa fa? Fa radunare il nostro gruppetto di amici e ci porta alle rovine azteche, o quello che dovrebbero rappresentare, e le trasforma nel Kiraboshi Labyrinth, il labirinto di Kiraboshi. E lei lo definisce un vero labirinto sotterraneo. Quindi non ho idea di cosa mi aspetti al suo interno, ma è questa missione che bisogna affrontare nel prossimo episodio, ragazzi. Ora, c'è anche un altro piccolo discorso tra Erna e Ranto. Erna va a parlare con Ranto e gli dice: guarda, facciamo una cosa, se tu ti arrendi e lasci il controllo del Giappone e dell'intero mondo a Mazara-sama, noi non ti faremo giustiziare pubblicamente. In poche parole, usa proprio il termine "non ti faremo uccidere", non ci sarà un'esecuzione pubblica, quindi lasciaci il controllo e tutto andrà bene. Però Rant ovviamente dice no, io sono a guardia della terra e sconfiggerò tutti quanti gli invasori. Quindi siamo pronti, la partita finale sta per iniziare, o meglio quella del secondo DLC sta per iniziare, vedremo nel prossimo episodio dove ci porteranno le avventure dei nostri eroi. Ragazzi, questo video termina qui, l'ho detto all'inizio che l'ho impostato in maniera totalmente diversa, ma questa missione era fuori di testa,
quasi quanto quella del Festival dei Funghi su Yo-Kai Watch 3, che se vi ricordate quando ho fatto il video ho detto di averci messo 10 ore perché effettivamente non c'era nessun dialogo che ti facesse capire a quale personaggio davano dati i funghi. Ad ogni modo ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video e spero siate stati un pochino più fortunati di me se già l'avete fatto, abbiate risolto in meno tempo. Ad ogni modo, in descrizione trovate sempre il link per Instagram. Shoutout a Ale YouTube Start Game che ha fatto l'abbonamento a livello star. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.